Eccoci qua alla Final Six, ultima competizione dell'anno, e un anno veramente assurdo, diciamolo. Beh, almeno particolare, direi di sì. Dovrebbe, se riusciamo a fare queste ultime due giornate, essere l'ultimo i tre appuntamenti dell'autunno napoletano della ginnastica, questa Final Six che è una gara, diciamo, sperimentale che è stata introdotta quest'anno, più per lo spettacolo che non, cioè non rispecchia esattamente, diciamo, dal punto di vista tecnico, perché i punteggi, cioè, certo. Però è qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo, si sperimenta, era un esperimento da fare in condizioni diverse in un anno normale, è venuto fuori questa situazione, però potrebbe essere molto utile anche per progetti futuri, adesso vediamo. Importante essere qui e riuscire a gareggiare oggi, dare soddisfazione a tutte le società che si sono impegnate e che hanno fatto degli sforzi enormi per essere qua, quindi vediamo. Allora, la prossima competizione quindi saranno gli europei, quelli invece che avete saltato giustamente non erano nemmeno qualificanti, giusto, per le Olimpiadi? Sì, adesso quegli europei che si faranno, se si faranno a Mersin, non hanno assolutamente una valenza di alcun tipo, basti pensare che tutte le squadre europee che si sono qualificate per i giochi olimpici non parteciperanno, oltre a tutta un'altra serie di nazioni importantissime, ed è un campionato europeo che non ha nessun senso, che mette a rischio soltanto la salute delle persone, perché si va in Turchia con mille problematiche anche organizzative, tra tamponi, quarantene da fare, non essendoci neanche una qualificazione che serva qualcosa per in discorso qualificazione giochi olimpici, non ha senso, anche perché andiamo con delle minorenni, non ricordo, anche junior e senior, certo. Le nostre senior sono anche minorenni, e se là ti succede qualcosa dover lasciare, cioè, pensare che anche le famiglie ti affidano delle atlete, poi vai là e ti succede qualsiasi cosa, è un problema. È un tasso di incognite. È un problema già qua in Italia, o immaginate in Turchia cosa può essere trovarsi a migliaia di chilometri con delle situazioni difficili, quindi la scelta mi sembra assolutamente non so condivisibile, è stata una proposta che è venuta anche dalle direzioni tecniche nazionali, non è che, e siamo tutti d'accordo che questa è la soluzione più corretta nella difesa della salute dei nostri atleti e anche degli allenatori, dei giudici, di tutti quelli che sono i componenti di una delegazione che deve andare a fare un campionato europeo, che ripeto è un campionato europeo che non ha nessun valore. E adesso la forma delle ragazze è buona? Beh, la forma delle ragazze è buona da un certo punto di vista, chiaramente non è quella forma con la quale uno si presenta a un campionato del mondo o a un'Olimpiade o a un campionato europeo qualificante, perché non si può tenere una forma ad alto livello se non sai quali sono gli appuntamenti. Qui non sappiamo quali sono gli appuntamenti, quindi è molto molto complesso. Non riesci a pianificare un percorso? No, non c'è un percorso pianificato, non sappiamo quando dovremo essere in forma al 100%, appena lo sapremo cominceremo quel cammino. Sparare le cartucce. Allora, Vanessa sta preparandosi naturalmente sui quattro attrezzi, è sempre incredibile, ma tu già lo sai, l'hai creata tu, quindi. Che è incredibile, c'è noto. Sì, quattro attrezzi, volteggio, doppio avvitamento, alla parallela già l'esercizio di Rio, più sta studiando qualcosa di nuovo, trave corpo libero non ci sono problemi. Cioè, non ci sono problemi. Quindi. Però visto che il campionato europeo appunto non aveva più uno spot per le Olimpiadi, si è preferito aspettare a fare il rientro, intanto continuare il maquillage sui suoi tendini e non forzare in un momento che a questo punto diventava inutile. La prima tappa del 2021 sarà una tappa di Coppa del Mondo? Sì, saranno le gare di Coppa del Mondo, adesso vediamo un pochino cosa succede, però lei avrà l'appuntamento di Doha e poi vedremo di partecipare anche con le World Cup All Around, e vediamo un po', tutto sarà da poi verificare quando momento per momento, l'anno prossimo noi vediamo a che punto siamo arrivati con questo Covid. Allora in bocca al lupo e tanto ci teniamo aggiornati, perché so che stai anche organizzando nuove
nuove situazioni, ma vediamo, lo scopriremo vivendo. Cerchiamo di organizzare, perché qui è difficile organizzare, noi ci proviamo sempre però. Bisogna nuotare a vista adesso. Ma però non demordiamo mai, quello è importante. Al Pala Vesuvio di Napoli, in occasione della Final Six, abbiamo fatto quattro chiacchiere con il presidente della Brixia, Folco Donati. Ascoltiamo. Eccoci qui alla Final Six, praticamente l'ultima competizione per quanto riguarda quest'annata molto molto particolare. Che dire? Annata particolare e difficile la gestione di tutta la stagione, perché siamo partiti ovviamente con l'obiettivo che era quello dei giochi olimpici, che poi invece sono, come tutti sappiamo, sono saltati e che speriamo di fare l'anno prossimo. Quindi una riprogrammazione di tutto quello che è l'aspetto tecnico, in più anche la gestione in palestra delle ragazze. Noi fortunatamente, a parte tre settimane, siamo sempre riusciti ad allenarci, perché a Brescia, nel nostro tra virgolette conclave, esatto, siamo riusciti a chiuderci dentro, e quindi ginnaste e allenatori sono rimasti chiusi dentro per tutto il periodo, e quindi un po' siamo riusciti comunque a lavorare. Qui a Napoli chiudiamo, esatto, vediamo quello che succede. Partiamo da favoriti, ma poi la gara bisogna sempre, esatto, farla. La gara è gara sempre. Comunque Elisa Iorio come sta? Elisa Iorio sta meglio, ha tolto il gesso ormai da 20 giorni, quindi sta ricominciando ad agio. Devo dire che è già risalita anche su qualche attrezzo, quindi con calma, perché ovvio l'infortunio è stato un infortunio importante, però bene, pensiamo di recuperarla per la prossima stagione. Allora, che dire di questi campionati europei che la nazionale sta saltando, però era la scelta assolutamente più giusta in assoluto. Sì, no, assolutamente, era già nell'aria, l'Italia aveva già pensato, anche se poi l'ha dichiarato quasi per ultimo rispetto a tutte le nazionali big, però è una cosa giusta in questo momento, non c'è assolutamente da rischiare, non c'è da scherzare, certo, perché comunque la situazione è ancora grave, quindi in Turchia non sapevamo esattamente quello che potevamo trovare. Dal punto di vista sanitario è stato sicuramente, poi il fatto che comunque non risultavano comunque una gara, esatto, qualificante per le Olimpiadi, a questo punto è stato giusto, certo, dire di no. E allora adesso il prossimo obiettivo a livello di competizioni per il 2021 quale sarà? Saranno i campionati europei, che vediamo dove si svolgeranno, perché ancora di definitivo non sa niente, però a quel punto dovrebbero essere in primavera, e da quel punto metteranno in palio ancora qualche posto per le Olimpiadi. Confidiamo in Vanessa Ferrari, che come sapete un po' tutti ha ricominciato sui quattro attrezzi, quindi si è rimessa in discussione, e ovviamente tutti noi, io in modo particolare, esatto, tipo per lei. Ma quindi Vanessa si propone anche come all around eventualmente per quanto riguarda le Olimpiadi? Sì, prima ci sarà la sfida di Doha con quella famosa che, esatto, secondo capitolo di questa soap opera praticamente. Esatto, con Lara Mori. E quindi però dopo ci sono i campionati europei come all rounder, e quindi tenterà anche lì se dovesse andare male. Ma attenzione, perché potrebbe essere un outsider anche per le altre, per le fatte, perché lei, se poi si mette in forma, diventa una importante anche per la squadra. Sì, perché lei poi oltretutto ha un carattere pazzesco a livello di competizione, cioè veramente una garista doc. Beh, non a caso l'hanno soprannominata immediatamente una cannibale, no? Va e aspira tutto, una vampira quasi. Esatto, e quindi attendiamoci, perché Vanessa Ferrari, anche se ha 30 anni, ci ha sempre deliziato con qualche sorpresa importante nella sua carriera. Grazie, allora in bocca al lupo per questa Final Six. Grazie, crepi il lupo. Che mi sono morsa la lingua, ciao, hai la Final... Qui al...
speriamo, eh? Ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo.